Pace e bene, carissimi fratelli e sorelle, ben ritrovati nella nostra chiesa santuario di Santa Maria delle Grazie. Ebbene, siamo giunti al secondo appuntamento con le catechesi al popolo, un momento di riflessione che da anni ormai è organizzato in questo tempo di Quaresima, proprio per approfondire un po' la nostra riflessione sulla parola di Dio. Ebbene, in questo secondo sabato, ecco che ci ispireremo un po' al tema della seconda domenica di Quaresima. Mentre pregava, il suo volto cambiò di aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Cercare il volto del Signore. Ecco che ad aiutarci nella nostra riflessione questa sera Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Giancarlo Vecerrica, vescovo emerito di Fabriano Matelica. Mi piace ricordare inoltre di questa grande iniziativa di cui è stato promotore Sua Eccellenza, la famosa marcia Macerata-Loreto. Pensate, l'anno scorso ha festeggiato il 40° anno, a giugno, ecco il 41° anno di questa marcia dove partecipano davvero tanti giovani, tante persone. Si contano intorno alle 100.000 partecipazioni, 100.000 persone. E quindi davvero un grande onore. È una grande gioia per noi averlo qui questa sera e voglio esprimergli anche la nostra gratitudine, la gratitudine mia personale perché davvero ci conosciamo da anni, la gratitudine della comunità dei padri e di tutti quanti voi qui presenti e soprattutto di quanti ci seguono attraverso la nostra TV, Padre Pio TV. E allora, come sempre, vogliamo prepararci a questo momento particolare di ascolto, osservando alcuni istanti di silenzio, anticipando la lettura del brano del Vangelo che ascolteremo domani e poi, ecco, ascoltando la riflessione di Sua Eccellenza. Ancora benvenuti tutti e buon ascolto. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre pregava, il suo volto cambiò di aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco, due uomini conversavano con lui. Erano Mosè ed Elia, apparsi nella gloria, e parlavano del suo esodo che stava per compersi a Gerusalemme. Pietro e i suoi compagni erano presi dal sonno, ma quando si svegliarono videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui. Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè ed una per Elia». Egli non sapeva quello che diceva. Mentre parlava così, venne una nube e li coprì con la sua ombra. Ad entrare nella nube ebbero paura. E dalla nube uscì una voce che diceva:
questi è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo. Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi tacquero e in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano visto. Parola del Signore. Buonasera a tutti e sono io a ringraziare, sono venuto colmo di gratitudine verso il Rettore, Padre Francesco, e verso i Padri Cappuccini e verso di voi, carissimi fedeli e quelli che ci ascoltano attraverso tele, Padre Pio, perché ogni volta che sono venuto, oramai sono 5-6 volte mi pare, ogni volta che sono venuto sono andato via più ricco di grazia. Io cerco di guardare, tante volte vedendo i frati cappuccini come pregano, vedendo certi fedeli come pregano, più volte ho detto come vorrei pregare anch'io come lui, come lei. Con questo spirito sono in mezzo a voi, carissimi amici. E la nostra riflessione, come un po' è il mio stile, va in forma scolastica, per punti. Facciamo alcuni punti. Primo punto è questo. Ma di fronte al Vangelo che abbiamo ascoltato, mi è sorta la domanda: ma di che cosa abbiamo veramente bisogno oggi, in questo mondo di oggi, che la televisione ci impupisce continuamente? Ecco, di che cosa abbiamo bisogno oggi veramente per vivere bene? Abbiamo bisogno di incontrare, di vedere colui che può tutto. Ci sono tanti salvatori della patria, mi pare di sentire, no? Ma Salvatore è uno solo. Voglio vedere Dio. E quanto sono contento che i padri cappuccini in questi 2 anni stanno lavorando proprio su questo testo, con il titolo, un versetto del Salmo 27. Il tuo volto, Signore, io cerco. Questo è il primo passo che vorrei fare con voi, cari amici. È il bisogno di vedere Dio, di incontrare Dio. Così sono nate tutte le religioni. Ed è una cosa buona. Ma solo nella rivelazione ebraico-cristiana Dio ha preso l'iniziativa di rispondere a questa domanda. Si è fatto vedere, si è fatto incontrare, si fa vedere. Tutto il Vecchio Testamento mostra che solo il volto di Dio può rendere il volto umano da triste a gioioso, da brutto a bello. Alcuni esempi dai salmi. Il primo salmo che ho indicato è quello che vi ha indicato i vostri padri cappuccini. Il tuo volto, Signore, io cerco. E poi il Salmo 87, che è un accorato appello al Signore. Perché, Signore, mi respingi? Perché mi nascondi il tuo volto? E poi il Salmo 142, che è un'accorata preghiera ancora perché il Signore non nasconda il suo volto. Infine il Salmo 144: gli occhi di tutti sono rivolti a te, o Dio, e tu provvedi loro il cibo a suo tempo e saci la fame di ogni vivente.
gli occhi di tutti sono rivolti a te, o Signore. Qualche decennio fa, un teologo abbastanza famoso della Poterie definiva il cristianesimo così: è la religione dello sguardo, è la religione dello sguardo. Io direi è la religione degli occhi. È molto bello questo. E adesso, per entrare a comprendere meglio questa prima riflessione come risposta alla domanda di che cosa abbiamo bisogno, facciamo dei pellegrinaggi. Grazie a Dio è la mia passione, e allora con voi questa sera facciamo dei pellegrinaggi. Il primo pellegrinaggio lo facciamo insieme a Mosè. Il primo pellegrinaggio saliamo sul monte dell'Oreb, capitolo 3 dell'Esodo, del libro L'Esodo. Mosè, scrive l'Esodo, arrivò al monte di Dio, l'Oreb, e volle vedere quel roveto ardente con cui Dio si faceva vedere, e disse: voglio avvicinarmi a vedere questo meraviglioso spettacolo. In due righe, tre volte il verbo vedere, vedere Dio. E poi seguiamo ancora un altro pellegrinaggio sul monte Sinai, diciamo alle falde del monte Sinai, e Esodo 34. Quando Mosè scese dal monte Sinai con le tavole dei 10 comandamenti, non sapeva che la pelle del suo viso era diventata raggiante, perché aveva conversato con il Signore. Amici, Mosè è Mosè, è il liberatore, è l'uomo che vorremmo essere anche noi, perché ha visto il volto di Dio sul monte. Il volto luminoso di Dio visto rende luminoso il volto di Mosè. Aveva un viso raggiante. Ve l'ha detto mai nessuno a voi? Hai un viso raggiante. Quanto abbiamo bisogno oggi di cristiani con il viso raggiante, perché rispecchiano il volto di Dio. E perdonate, siccome la colpa è di Padre Francesco, che ha citato il pellegrinaggio che ogni anno ho la grazia di guidare, nel 1990, perché grazie a Dio a questo pellegrinaggio vengono credenti e non credenti, giovani, vicini o lontani dalla Chiesa. E nel 1994 ho intravisto un gruppo di ragazze russe che erano di una squadra di pallavolo che erano venute in Italia a fare delle gare. Saputo del pellegrinaggio, sono venute a camminare tutta la notte, e io intervistato una con l'interprete, ho chiesto: perché lei, bella ragazza, molto bella, alta, perché lei, ragazza russa, è venuta a questo pellegrinaggio? Risposta: perché sono atea. E io, meravigliato, ho detto: ma come? Da atea a un pellegrinaggio cristiano? Risposta: sì, perché voglio vedere Dio nel volto di quelli che ci credono. Ancora mi brucia la pelle a ridire questa frase che ho sentito con le mie orecchie, che tutti hanno sentito quella notte: voglio vedere Dio nel volto di quelli che ci credono. Allora, cari amici, questo è il desiderio di tutti, di poter vedere con gli occhi la presenza di Dio, perché è Lui che rende raggiante il volto. Allora concludiamo questo primo passo pregando il Signore che ci chiami a dialogare con Lui per rendere bello anche il nostro volto,
per renderlo portatore della bellezza di Dio, che chi vede me, che chi vede te, possa dire: vedo Dio nel volto di chi ci crede, di chi lo ama, di chi lo testimonia, che chi vede me, vede te, vede noi, possa dire: che volto raggiante che hai. Allora Dio è vero. Un secondo passaggio. Ma come è possibile questo? Essere cristiani così? Come è possibile? Per rispondere a questa domanda facciamo un altro pellegrinaggio. E stavolta andiamo, ce l'ha letto il Padre nel Vangelo, andiamo sul Monte Tabor per vedere se è possibile vedere Dio. Per rispondere allora facciamo questo pellegrinaggio su questo Monte Tabor. Qui ci possiamo rendere concretamente conto di che cosa? Ma di chi è Gesù? Della identità di Gesù. Gli apostoli avevano capito che era un grande personaggio, un grande profeta, un rivoluzionario, ma non so se avevano capito che era Dio. Noi saliamo sul Monte Tabor insieme a Pietro, Giacomo e Giovanni, tre prescelti, proprio per scoprire la identità di Gesù. Gesù tra noi, figlio di Dio, che può rendere bella la nostra vita. Ma l'ha detto lui stesso nel Vangelo. E qui, in questo testo, viene riportato: chi vede me, vede il Padre. Chi vede, che poi era una risposta un po' così un po' cattivella quasi, nei riguardi di Filippo che voleva vedere il Padre. A Gesù dice: facci vedere il Padre e allora siamo a posto, abbiamo visto Dio. E Gesù lo rimprovera: ma Filippo, chi vede me vede il Padre. E il Padre, e il Padre celeste l'ha annunciato, l'abbiamo ascoltato nel Vangelo. E che cosa ha detto il Padre celeste? Questi è il figlio mio, l'eletto. E poi dà una indicazione che vedremo domani mattina a messa. Allora, cari amici, allora c'è la possibilità di vedere Dio sulla terra. Papa Francesco, sul volto luminoso e bello di Gesù, che indica che è Dio, ha impostato l'anno della misericordia nel 2015. Ricordate, la bolla di indizione aveva proprio questo titolo: Misericordie Vultus, il volto della misericordia, Gesù. E poi iniziava questa bolla di indizione così: Gesù Cristo è il volto della misericordia del Padre. E tutto il Vangelo, cari amici, tutto il Vangelo, la vita terrena di Gesù è un incrocio di sguardi belli e misericordiosi di Gesù come Dio, perché fa rinascere le persone. Pensate quando ha guardato l'adultera, pensate quando ha guardato la samaritana, pensate quando ha guardato Pietro dopo che l'aveva rinnegato, pensate come ha guardato il buon ladrone che ci ha rubato il paradiso, dicevano i santi padri. Guardate come ha guardato la mamma sua per donarla a Giovanni e a noi. Ecco, perché il volto di Gesù, allora, cari amici, descritto sul Monte Tabor, è così attraente, così bello, che gli evangelisti non trovavano le parole per dirlo, allora hanno usato le immagini. Una veste bianca, un volto luminoso come il sole. Perché il volto di Gesù è così attraente e trasformante per chi lo guarda? Perché al Monte Tabor i tre apostoli sono stati estasiati fino a desiderare, come fa Pietro, di stare sempre lì, su quel monte, così, perché
Dio è bellezza somma, perché Gesù, figlio di Dio, è la bellezza somma. San Tommaso dice che la bellezza è lo splendore del vero. Incontrare Gesù, cari amici, allora, guardare il volto luminoso di Gesù è l'inizio del paradiso, come per il buon ladrone. È l'inizio del paradiso. Come scrive quel libretto che i nostri padri usavano molto, l'imitazione di Cristo, i più anziani forse lo ricordano. Questo libretto dice a un certo punto così: essere senza Gesù, perché è Dio, no? Si è mostrato Dio, questa è la novità del Tabor, no? È essere senza Gesù è intollerabile inferno. Essere con Gesù è dolce paradiso, già su questa terra, amici. E alcune testimonianze, perdonate, io sono affascinato dei nuovi santi che stanno venendo fuori. Al piccolo Guido di Fongallan, di 12 anni, vissuto 12 anni, nel 1925, domandarono mentre stava morendo: ma tu come lo immagini il paradiso? Rispose: io non lo immagino affatto, io so com'è, il paradiso è Gesù, Gesù è il paradiso. Amici, un ragazzo ci testimonia che il paradiso comincia qui, sul Monte Tabor, qui nell'Eucarestia, qui nella confessione, il sacramento più rivoluzionario della vita, qui nella vita della Chiesa c'è Gesù, il vero paradiso in terra. Impressionante, cari amici, una seconda testimonianza che è quella dei martiri, sia dei primi tempi del cristianesimo sia oggi. Pensate al volto lieto con cui andavano al martirio nel secondo secolo, quando i santi martiri cartaginesi andavano all'anfiteatro dove c'erano pronte le belve feroci per sbranarli. Il documento che descrive questo dice: andavano come se andassero in cielo, raggianti in volto, dignitosi, trepidanti, più per la gioia che per la paura. E penso che quasi tutti ricordiamo quello che è successo 5-6 anni fa, quando i 20 cristiani copti in ginocchio sulla spiaggia del Nilo con gli aguzzini dell'ISIS che stanno per sgozzarli, e loro muovevano le labbra. Il loro vescovo ha fatto studiare quei movimenti labiali e è riscontrato questo: dicevano una parola sola. Ognuno dei 20 muoveva le labbra e diceva: Gesù, 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 Gesù. E San Francesco, quando diceva il nome di Gesù, si leccava le labbra, mi pare. Lo dico un po' a modo mio, ma ecco, è così la realtà. E un ultimo esempio. Il biografo del giovane beato Pier Giorgio Frassati scrive: il segreto della sua gioia erano i sacramenti della confessione e della comunione quotidiana. Ciò lo rendeva lieto e lo spingeva a guardare oltre se stesso per portare Gesù agli altri. Dice Papa Francesco che guardare Gesù ci si guadagna sempre. Perché? Perché con Gesù si vede meglio la realtà. Gesù ci fa vedere oltre le apparenze. E allora, cari amici, entriamo in l'ultimo punto su cui io vorrei fermarmi con voi questa sera. Abbiamo svolto questo primo punto: vedere Dio
è l'unico scopo, desiderio, voglia della vita, è la voglia della vita di ogni uomo. Secondo, è possibile già su questa terra, con la presenza di Gesù. L'ultimo punto, e allora io che devo fare? Noi che dobbiamo fare? Se il volto bello e luminoso di Gesù rende bella e luminosa la vita e rende bello e luminoso il nostro volto, noi che dobbiamo fare? Educarci allo sguardo di Gesù, educarci a guardare di più Gesù nella vita, anche alla luce delle testimonianze che vi ho indicato. La vista, cari amici, perché va educata la vista, ci vorrebbero degli artisti che ci dicono come guardare un quadro, c'è una tecnica, c'è un modo. Se uno vuole vedere, questo è un bel esempio che portava Don Giussani, vuole vedere un'opera artistica e se la mette così davanti agli occhi, spiaccicata davanti agli occhi, quasi a volerla come la vuole lui, non vede niente. C'è bisogno di una educazione a una certa distanza, a un certo modo. Allora, ecco, quest'ultimo aspetto, come educarci allo sguardo di Gesù, a guardare Gesù. La vista del volto, cari amici, è la porta di ingresso per la conoscenza. Se Gesù lo prendo solo così, per un momento e poi scompare, perdo tutto. La vista del volto è la porta di ingresso alla conoscenza. Solo lo stupore fa conoscere. Questa non è una frase mia, ma di uno dei santi padri, San Gregorio Nazianzeno, che diceva: i concetti creano gli idoli, solo lo stupore fa conoscere. Ecco, allora la conoscenza prende spunto dallo stupore, dall'attrazione. E poi uno si immedesima sempre di più con questa realtà. Se invece Gesù è mordi e fuggi, non mi dice più niente. Ecco. E allora, per la filosofia greca, la vista era considerata la porta di ingresso alla realtà. Per capire il mondo, la realtà, bisogna educarsi a saperla guardare. L'attività suprema dell'uomo allora diventa la contemplazione, come per un'opera d'arte. La contemplazione, no il gusto del momento e il mordi e fuggi, ma la contemplazione di questo mistero straordinario che è Gesù. Incontrare e guardare la vita beata di Dio. San Tommaso d'Aquino dice: ubi amor, ibi oculos, che vuol dire: dove c'è amore, lì si posa l'occhio. Quindi non è un rito l'Eucaristia, la confessione, la vita di comunità, la vita di chiesa, Gesù nel volto dei poveri, diremo, ma è una contemplazione, è un riconoscere che per me è tutto e allora io mi pongo davanti a questa realtà come la vera realtà, il significato di tutto. Allora ci perdo tempo, scusate l'espressione, ma per dire paradossalmente che dobbiamo perdere più tempo sulla chiave di volta della realtà che così fare tutte le esperienze senza senso. L'occhio diventa buono, ci dice San Tommaso, l'occhio diventa buono quando si posa su Gesù, quando riconosce nella persona di Gesù e del prossimo
perché l'altro contiene Gesù, il mistero di Gesù, lo diremo dopo. Allora lasciamoci educare da Gesù e dalla Chiesa allo sguardo di Gesù, come Gesù guarda la vita, come Gesù guarda il mondo, come Gesù guarda la realtà. Per questo Gesù, dopo aver fatto vedere ai tre apostoli, Pietro, Giacomo e Giovanni, il suo volto luminoso sul Tabor, che lui è Dio e che la meta della vita è la risurrezione, lo splendore e la bellezza, chiede loro di scendere dal monte per continuare a vivere la compagnia con lui, perché la compagnia con Gesù è una cosa che, se non ha una continuità, se non investe la realtà, allora si perde la luce e allora si brancola di qua e di là. E allora anticipo l'augurio che volevo farvi alla fine. Io, quando invito i giovani a venire al pellegrinaggio, dico sempre questo slogan: siate pellegrini e non vagabondi. Pellegrino ha una meta sempre presente che lo determina nel cammino. Cari amici, allora che dobbiamo fare? Stiamo rispondendo all'ultima domanda di questa sera. Ecco, per questo Gesù, dopo aver fatto vedere che è Dio, che è tutto, che è la realtà, che è la chiave di volta di tutto, chiede di continuare la compagnia con lui. L'amore nasce dal vedere il volto di Dio come contemplazione, come realtà, come continuità. Chi incontra e vede Gesù, vede e ama anche dove Gesù si incarna. Alla capitolo 25 di Matteo, andatelo un po' a vedere, c'è come saremo giudicati, se per l'inferno o per il paradiso. Andatelo un po' a vedere. Papa Francesco, scusate, Papa Benedetto, Papa Emerito, dopo Papa Francesco, Papa Emerito Benedetto XVI, nel libro Gesù di Nazareth, è molto bello, interessante, scrive: di continuo Gesù bussa sommessamente alla porta dei nostri cuori e, se gli apriamo, lentamente ci rende capaci di vedere. Non è che uno vede una volta e fatto. La vista è un esercizio continuo, ci dice Papa Benedetto. E Papa Francesco, nell'esortazione sulla santità, un altro documento che esorto a leggere, Gaudete et exultate, al numero 132, dice: guardiamo a Gesù, la sua compassione profonda lo spingeva a uscire da sé con forza per annunciare, per inviare in missione, per inviare a guarire, per inviare a liberare. Solo l'esperienza dello sguardo diffuso in tutto il giorno a Gesù, all'amore di Dio, allora ci rende capaci di riconoscere il volto di Gesù anche nel povero, nell'affamato, nel bisognoso, nello straniero, nel carcerato, nel nudo, eccetera, come Matteo 25 ci dice. Se guardi e ami Gesù, guardi e ami tutti. Oggi, in questo mondo incattivito, la parola non è mia, no? Gli studiosi di sociologia hanno detto che il mondo di oggi è incattivito, ma basta che aprite la televisione, oggi poi la Nuova Zelanda e tante altre cose, no? Ci sono. Se allora, cari amici, oggi in questo mondo incattivito, pieno di la predicazione di odio, di violenza, di razzismo, quanto c'è bisogno
di questa visione della realtà che Gesù è venuto a portare, che non è come ce la descrivono i politici, i sociologi e tutti coloro che oggi fanno i padroni del mondo. La realtà è come ce la descrive il Vangelo, perché viene da Dio incarnato, da Gesù che continua in mezzo a noi. Allora vorrei avviarmi alla conclusione, cari amici, con due testimonianze. Una è il messaggio di Papa Francesco per questa Quaresima, che è importante che la teniamo presente. E dice il Papa: non lasciamoci trascorrere invano questo tempo favorevole. Chiediamo a Dio di aiutarci a mettere in atto un cammino di vera conversione. Abbandoniamo l'egoismo, quanto ce n'è oggi, lo sguardo fisso su noi stessi. È chiusura questo. Lo sguardo fisso è su Gesù, non su noi stessi. Lo sguardo fisso non su noi stessi, ma rivolgiamoci alla Pasqua di Gesù. Facciamoci prossimi dei fratelli e delle sorelle in difficoltà, condividendo con loro i nostri beni spirituali e materiali, così accogliendo nel concreto della nostra vita la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte, attireremo anche sul creato la sua forza trasformatrice. E grazie a Dio anche i giovani, gli studenti si stanno muovendo nel non perdere il creato, non rovinare il creato che è opera di Dio. E l'altra e l'ultima testimonianza è il nostro caro Padre Pio. L'altro pensiero è al nostro caro Santo Padre Pio, l'uomo dei nostri tempi, che più ha visto, che più ha amato, che più ha donato Gesù, il volto luminoso di Dio, perché si è fatto aiutare dalla Mamma Celeste, la Madonna. Ecco la sua testimonianza. Ho molta fiducia nella Vergine Maria. Ella è più potente di tutti i nostri nemici, di tutto l'inferno. Teniamo gli occhi negli occhi della Mamma Celeste, perché i suoi occhi sono ricolmi di luce infinita. È bello, Amici, perdonate il mio modo di fare scuola. Io ho insegnato tanti anni in religione e quindi faccio così, ecco. Però il mio desiderio era, primo, che siamo uomini e donne veri, desideriamo vedere Dio. Saliamo con Mosè sul monte Horeb e poi sul monte Sinai. Secondo, che oggi è possibile sulla terra conoscere Dio, incontrare il volto bello di Dio, Gesù. Gesù nell'Eucaristia, Gesù nella confessione, Gesù nella vita di comunità, Gesù nel prossimo. Terzo punto, ecco, approfondiamo questa educazione allo sguardo, contemplazione di Gesù che vive in mezzo a noi, perché con Gesù si vive meglio. Allora siate pellegrini e non vagabondi. Buona Quaresima e buona Pasqua. Mentre ringraziamo ancora Sua Eccellenza per questo suo intervento e anche per la celebrazione di domani alle ore 11:30, ecco che vogliamo accogliere subito l'esortazione di Padre Pio, di cui ci ha ricordato poc'anzi Monsignor Vecerrica, e quindi
rivolgere a lei adesso il nostro pensiero perché possiamo fissare il nostro sguardo su di lei e con lei tenere fisso il nostro sguardo su Gesù. Ci mettiamo in piedi e cantiamo insieme la Salve Regina. Salve Regina, Mater misericordie, vita dulcedo, espes nostra salve. Arte clamamus, exules filii Eve. Arte suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum valle. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis, post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Preghiamo, Dio grande e fedele, che riveli il tuo volto a chi ti cerca con cuore sincero. Rinsalda la nostra fede nel mistero della croce e donaci un cuore docile, perché nell'adesione amorosa alla tua volontà seguiamo come discepoli il Cristo tuo Figlio. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Dio, Padre misericordioso, conceda a tutti voi, come al figlio al prodigo, la gioia del ritorno nella sua casa. Amen. Cristo, modello di preghiera e di vita, vi guidi in questo cammino della Quaresima all'autentica conversione del cuore e dello sguardo. Amen. Lo spirito di sapienza e di fortezza vi sostenga nella lotta contro il maligno, perché possiate celebrare con Cristo la vittoria pasquale. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Sotto lo sguardo amorevole di Gesù e di Maria, andiamo in pace. Buonanotte.